Tengo un impegno particolare, la prima volta che si fa in questa è una chiesa molto importante perché qua anticamente si riuniva il Parlamento, e in questa stanza che vediamo qua alla nostra destra, la sala capitolare, il Parlamento dei Sedili di Napoli, e il ruolo si faceva in una chiesa, quindi l'organizzazione amministrativa, politica, culturale, tutta veniva qua dentro. Col 1799 c'è uno strappo, per cui la chiesa che aveva preso parte alla controrivoluzione, quindi con la riconquista il cardinale Ruffo, lui che guidò l'armata, si è posta in un pochettino in contrasto con gli eventi che sono successi dopo. E infatti dal 1799 al 1805 il re Ferdinando chiude i sedili di Napoli e questo Parlamento qua finisce e nasce la municipalità. Da 20 anni portiamo avanti questa battaglia culturale che è quella neoborbonica, che è diventata famosa, ma non perché noi vogliamo riportare su un trono il re, noi vogliamo semplicemente riportare fuori la verità storica, anche per quello che è stato per noi, per Napoli, il 1799. Nel 1799 c'è stata un'invasione straniera da parte dei francesi, con la collaborazione di pochi giacobini locali, che hanno devastato il nostro paese, tutto il sud Italia, hanno devastato e massacrato i napoletani, i meridionali. Si parla di 60.000 vittime di parte cristiana, borbonica, napoletana. Queste vittime però bisogna raccontarle. Noi da circa 200 anni raccontiamo solo una parte di questa storia, cioè quella dei martiri del 99 che vanno rispettati, vanno celebrati così come è stato fatto per tanti anni. Ma dall'altra parte c'è una rivoluzione che è costata a questo popolo migliaia e migliaia di vittime massacrate in pochi giorni in tutto il regno di Napoli e anche a Napoli. E tutta questa controrivoluzione è stata guidata dalla Chiesa. Questa controrivoluzione è stata guidata da un uomo di Chiesa, che era il cardinale Fabrizio Ruffo, che forse se fosse nato in un altro paese, se fosse vissuto in un altro paese, avrebbe scuole, strade, libri, film, un'epopea, cioè riconquistare il regno contro il più potente esercito del mondo francese, come capitò in quei giorni, in pochi giorni, fino al 13 giugno del 1799, è un'epopea, è un'epica che va raccontata, è un sacrificio eroico da parte del nostro popolo, del cardinale Fabrizio Ruffo, di tutti quelli che collaborarono alla riuscita di questa grande impresa che va ancora oggi raccontata perché in pochi la conoscono. Noi abbiamo voluto fortemente questo convegno a San Lorenzo Maggiore perché abbiamo pensato di fare quest'operazione, cioè la cultura al servizio della vita, delle nuove società. Noi abbiamo come progetto proprio che attimino questo convegno sponsorizza anche. C'è quello di creare un laboratorio sulla legalità per i minori a rischio qui della zona di San Lorenzo, un quartiere attraversato purtroppo da mali sociali purtroppo straordinari. Ecco, allora noi ci siamo posti questa domanda. Ecco, i frati, nel cuore della città di Napoli, questo è un centro storico, culturale, noi vorremmo un attimino registrare di nuovo la cultura che sia veicolo anche di servizio sociale, ovviamente rivolto ai bambini in difficoltà, alle famiglie, ahimè, e sono tante qui in zona che davvero vivono agli estremi, davvero agli estremi. Basta pensare che una famiglia su tre ha congiunti in carcere o nelle comunità di tossicodipendenti, bambini spesso quasi tutta la giornata per strada. Ecco, noi non possiamo rimanere inerti di fronte a questo. Allora, noi abbiamo cercato di chiamare degli amici questa sera per mettere anche al centro questa attenzione, oltre al valore storico del convegno stesso.